Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè Mercati. Un saluto come sempre da Riccardo Zago, trader di investire.biz. Allora, ieri trading live bellissimo, un'ora piena, siamo andati avanti anche 5 minuti in più. Sono stato molto soddisfatto della sessione e ringrazio tutti i partecipanti, che erano molti. Quest'oggi invece che cosa abbiamo nel nostro calendario eventi? Abbiamo la sessione di trading con Ichimoku dalle ore 16 alle ore 17. Molti gli argomenti da approfondire e anche le nuove occasioni, e quindi vi aspetto come sempre numerosi. Andiamo al calendario economico in velocità. Eccoci qui, andiamo alla giornata di giovedì 28 di giugno. Ebbene, di dati interessanti abbiamo sì il summit dei leader dell'Unione Europea, ovviamente evento molto molto importante, e poi nel pomeriggio ore 14:30 PIL negli Stati Uniti, il dato sul PIL molto molto importante. Nient'altro di interessante, e quindi ci spostiamo subito sui grafici iniziando a parlare di argento. Allora, stavamo sfruttando la lateralità. Stavamo sfruttando la lateralità e insomma ora siamo qui. Il prezzo ha rotto questo supporto che avevo individuato, 1619, e quindi ci troviamo sulla zona di minimi assoluti, minimo assoluto di questo trend laterale creato l'1 maggio 2018. Di conseguenza, come mi comporto qui? Essendo comunque un'operazione già a bassa esposizione per quanto mi riguarda, mantengo questa posizione. Però se fossi entrato con un'intera posizione, magari mi riferisco anche a tutte quelle persone che lo hanno fatto, chiuderei parte della posizione, perché la probabilità che questo trend laterale finisca, le probabilità che questo trend laterale finisca aumentano, e quindi diminuirei l'esposizione. Sicuramente comunque lo stop conclusivo è la chiusura dei prezzi al di sotto del minimo in area 1605. Bene, andiamo avanti. In velocità guardiamo GBPAUD, siamo tornati in profitto su questo strumento. Ha raggiunto il primo target e quindi porterà a casa parte del profitto, il 50%, come abbiamo visto ieri al trading live. E devo dire che guardate come sta reggendo bene questo supporto, quindi evidentemente in questi giorni è molto importante. Una rottura di esso potrebbe portare al raggiungimento del target in poco tempo, anche in 2 giorni. Però nel frattempo qui vediamo come funziona bene, e è il caso di portare a casa parte del profitto. Andando avanti, notiamo Euro Yen che dopo 2 giorni di pausa ha ripreso la sua discesa, non superando però i minimi di questo periodo, intendo degli ultimi giorni, che è questa zona qui. Anche questo strumento quindi si trova vicino a una zona supportiva che, se dovesse essere rotta, aprirebbe nuovi spazi fino ai minimi precedenti. Altrimenti, se questa zona non verrà rotta, ci ritroveremo nuovamente in area 128,90. Comunque mantengo la mia posizione, bisogna avere un po' di pazienza anche qui. Andiamo avanti a parlare di AUD USD ritorna anch'esso sui minimi, ritorna sui minimi degli ultimi giorni. E devo dire che va molto molto bene così. Sposto ulteriormente quest'oggi, dopo la chiusura di ieri, il mio stop in profitto, e lo sposto precisamente a 0,74,70, quindi altri 30 punti in portafoglio. Andiamo avanti e parliamo di AUD/JPY, che è fermo lì. Qui anche qui bisogna avere un po' di pazienza. Siamo anche qui sul trend laterale, sulla parte bassa. Attendiamo. È un semplice aggiornamento, niente di nuovo. Invece S&P 500 ieri ha fatto un bel percorso. Ha fatto un bel rialzo, ci eravamo riportati anche in guadagno, poi però ha chiuso ampiamente al di sotto di questo livello, scusate, al di sotto della trend line del supporto dinamico. Ora siamo su un supporto statico, supporto creato dal minimo della candela del 25 di giugno, ma che comunque troviamo anche più indietro. E che dire, qui
chiudere sicuramente parte della posizione. Per quale motivo? Perché la trend line, come abbiamo visto, è stata rotta definitivamente durante la giornata di ieri. Quindi un 0,5, nel senso un 50% lo chiudo e poi lascio correre fino alla rottura di questo minimo qui. Concludiamo con il DAX, perché ieri ha fatto una bella doji, una long ledge doji, una doji ad altissima volatilità. Pensate che c'è stata un'escursione molto importante di oltre il dove la troviamo? Ecco qui, di oltre il 2,5%, 317 punti. Sicuramente bisognava entrare proprio subito dopo questa chiusura, comunque alle 9 in punto. È già tardi, vedete che ha già reagito bene, perché io qui sarei entrato proprio long senza alcun tipo di problema. Essendo già distanti si può anche entrare adesso, ma aumentiamo ancora di più il possibile stop loss, che sarebbe la chiusura dei prezzi di sotto di questo minimo. E capite che già 60 punti in più non possono essere accettabili. Se il prezzo torna indietro entro in posizione, altrimenti no. Ma lo aggiorniamo quest'oggi sul sito, quindi io per ora ho concluso, vi ringrazio, come ho detto vi aspetto oggi alle ore 16. E auguro ovviamente, come sempre, una buona giornata a tutti, un buon trading.